magistrato, autore di diversi libri, sindaco della città di Napoli dal 2011 per ben due mandati consecutivi e oggi in corsa per la carica di presidente della regione Calabria. Luigi De Magistris, napoletano doc, ma anche calabrese di adozione per via delle origini di sua moglie, ma anche per il forte legame che ha instaurato con questa terra nella quale ha lavorato, oggi, sostenuto da movimenti civici, è in corsa per il decimo piano della cittadella, convinto che la Calabria abbia bisogno di una figura che faccia incontrare e mettere insieme le donne e gli uomini che credono in una Calabria diversa e migliore. E ai nostri microfoni, De Magistris ha tirato le somme del suo impegno politico come primo cittadino del capoluogo campano e ci ha parlato della sfida alle regionali. Allora, sindaco, i mesi che verranno da qui all'autunno saranno molto intensi per lei. Ultime battute da sindaco di Napoli e magari, chissà, io spero per lei che possa iniziare una nuova avventura per la Calabria. Come li vede questi mesi? Beh, sono mesi tosti, mesi difficili, perché c'è la parte finale del mio mandato di sindaco alla quale tengo molto. Ci sono ancora delle cose da portare a compimento e poi c'è questa avventura straordinaria che sto iniziando a fare con tantissimo entusiasmo per vincere le elezioni regionali in Calabria. Quindi una stagione di lotta, di impegno, di entusiasmo, di sacrificio, come sono sempre abituato a fare, perché mi butto con tutto me stesso nelle cose in cui credo. Tirando le somme su Napoli, quali le soddisfazioni, insomma, per quello che ha fatto in questi anni e se c'è qualche rimpianto su qualcosa che non è riuscito a fare? Ma i rimpianti ci sono sempre, tantissime cose in più che avrei voluto vedere realizzate, ma perché io sono uno che non si accontenta mai, ma complessivamente sono molto soddisfatto. Pensate che Napoli 10 anni fa era cancellata dallo scenario internazionale per l'emergenza rifiuti, non c'era turismo, la cultura soffriva, la politica era attraversata da opacità e malaffare. Oggi Napoli, prima della pandemia ovviamente, perché adesso tutto è mutato con la pandemia, era prima in Italia per crescita turistico-culturale, al centro degli eventi internazionali. Tra l'altro adesso stiamo ospitando i ministri dell'ambiente del G20, città piena di creatività, energia, in cui tantissime opere sono state fatte. Quindi, considerando che abbiamo governato senza soldi, con l'aiuto di nessuno, con governi nazionali e regionali o ostili o neutrali, penso che il bilancio, per quanto mi riguarda, è più che soddisfacente. E se adesso ci spostiamo alla Calabria, le chiedo: perché questa scelta? È una terra in cui lei comunque ha vissuto, ha lavorato, la sente un po' sua? La sento mia senz'altro, io sono legatissimo a Napoli e alla Calabria, è una scelta d'amore, una scelta di passione, una scelta anche di indignazione nel vedere un popolo così straordinario mortificato nei diritti essenziali da una politica incapace, inadeguata, inconcludente, non di rado collusa anche con ambienti criminali. Poi amo profondamente il Sud, siccome la Calabria per colpa di pochi è relegata un po' a essere la periferia d'Italia e d'Europa, voglio dare il mio contributo per passare dal ricatto al riscatto, grazie a una moltitudine di calabresi di cui conosco fino in fondo le tantissime qualità. Allora, quando scelse Napoli disse amore, cuore, passione e razionalità. Beh, se adesso dovesse dirmi quattro parole, quattro aggettivi per la Calabria? Beh, amore, passione, coraggio e anche un po' di follia, perché comunque dopo 10 anni di sindaco, 15 anni di magistratura in prima linea, 9 anni in Calabria dove, insomma, il sistema criminale mi ha anche prodotto molte ferite, a 54 anni lanciarmi in questa avventura, c'è anche quella follia che fa comprendere quanta passione e quanta convinzione metto in questa scelta. Nei giorni scorsi si è parlato di un pseudo patto segreto, ma con chi? Vuol rispondere a questa che forse è stata una provocazione?
ma non so di che patto segreto si parla, perché è tutto falso. Noi facciamo tutte le cose alla luce del sole, abbiamo una coalizione popolare, civica, che cresce sempre di più. Se lei allude a un patto col PD, uso una frase di Maccio Capatonda: esistono storie che non esistono. È impensabile un accordo di quel tipo, e quindi loro ci temono e quindi mettono in giro voci inventate. Beh, ci sono state anche delle pressioni per una sua uscita, insomma, di scena, per poi far convergere tutti i voti su una grande coalizione. A questo che cosa risponde? Che hanno paura sia Occhiuto che Labruni, sia Letta che Berlusconi. Hanno paura perché l'unica alternativa per porre fine a un trasversalismo politico che ha messo in grave difficoltà la Calabria e ne ha impedito lo sviluppo siamo noi. Cioè, l'unica alternativa è la nostra, con la mia candidatura, che riusciamo a garantire rottura del sistema e affidabilità di governo. Quindi alla fine loro sono apparentemente divisi, ma hanno l'unico obiettivo, è quello di non farci vincere. Ma noi non guardiamo a quel tipo di alleanze, guardiamo al popolo, alla gente, alle calabresi e calabresi, ai movimenti, alle associazioni, alle reti civiche, ai militanti di partito, ai consiglieri comunali, agli assessori, ai sindaci. Oggi è finalmente il momento che insieme ci si può riscattare, ci si può liberare e si può rompere un sistema che ha pensato solo ai propri interessi. Beh, sicuramente lei è la novità assoluta e reale, mi verrebbe da dire. Secondo lei questa cosa le potrebbe dare una spinta maggiore per potercela fare? Io credo che la spinta è data dalla credibilità del nostro progetto, dalla mia storia personale. I calabresi hanno visto negli anni in cui ho operato in Calabria con che coraggio, con che amore, con che forza, tenacia e anche efficacia ho fatto un certo tipo di lavoro. In questi anni hanno visto anche come ho retto e come è cambiata Napoli. I calabresi si possono fidare di una persona onesta, libera, che non ha prezzo, autonoma, competente, coraggiosa, profondamente appassionata, che lo fa per amore della Calabria. E attorno a me, di questo vado tantissimo orgoglioso, ci sono persone per bene, persone credibili, persone che sui territori rappresentano storie, non portatori di clientele e interessi di altro tipo. Finalmente la Calabria bella a cui stiamo dando voce, e quindi per noi il potere sarà servizio e non sarà quello di farsi gli affari propri. In ultima battuta, se insomma questa sfida la vincerà, se diventerà presidente, quale sarà la primissima cosa che vuole fare per la Calabria? Beh, sono tantissime. Purtroppo la situazione è talmente drammatica che è difficile indicare la priorità. La prima cosa che farò è una squadra di governo in cui tutti capiranno che la musica è cambiata, che il sistema è crollato e che finalmente conteranno i calabresi. Io lavorerò per ridare i diritti che sono stati tolti, dal diritto all'acqua, al diritto alla salute, al diritto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, ad avere un mare pulito, il lavoro, cultura, turismo, infrastrutture, mobilità. Insomma, utilizzerò subito gli atti amministrativi, la spesa pubblica e le leggi regionali per dare forza a una terra che è già ricchissima di tante forze individuali e collettive. Bene, grazie sindaco, noi le facciamo, grazie. Noi le facciamo l'in bocca al lupo per questa nuova sfida. Grazie, buona giornata, arrivederci.